Grazie a tutti voi per essere qui presenti a quest'ora dopo il lauto pasto che abbiamo avuto. Io sono stato invitato a parlare appunto del ruolo che c'è fra suolo e cibo che viene prodotto sul suolo. E partirei subito da citare i servizi ecosistemici del suolo e quelli che vengono internazionalmente riconosciuti. Primo è appunto la produzione di cibo in biomassa, al quale si aggiunge poi, come molti di voi sanno, la regolazione della qualità del clima e dell'aria attraverso la regolazione dei gas serra e il sequestro del carbonio, la regolazione del deflusso delle acque superficiali e della produzione di sedimenti, fenomeno di erosione del suolo, la regolazione della percolazione dell'acqua e del rifacimento delle falde. Ma c'è anche appunto il ruolo del suolo nella tutela del paesaggio e della cultura agricola, come abbiamo appena fatto vedere il dottor Lo Papa, il ruolo del suolo nella protezione della salute umana e della biodiversità. Io però voglio aggiungere un altro servizio ecosistemico molto importante, che è soprattutto importante in paesi come l'Italia, dove il Made in Italy è uno dei fattori di successo dell'export agroalimentare e quindi anche della bilancia economica del paese, ma che si sta diffondendo un po' in tutti i paesi man mano che da una cultura di alimentazione per la sussistenza oppure anche per una mal riposta credenza di peccaminosità nel mangiare si è sottovalutato la qualità del cibo. Invece, partendo dai paesi mediterranei, dove invece la qualità del cibo è sempre stata molto importante, si sta diffondendo in tutto il mondo, man mano che il mondo cresce anche in benessere, per fortuna, e quindi attenzione verso il cibo di qualità. Quindi, secondo me, bisognerebbe proprio cominciare tutti noi a riconoscere tra i servizi ecosistemici del suolo anche quello di produzione di cibo di qualità, che non è la stessa cosa che la produzione di cibo e biomasse. Questo è stato già internazionalmente riconosciuto nel concetto di terroir. Già nel 2010, dopo peraltro molti anni di discussione, si è arrivata dall'Organizzazione Internazionale della Viticoltura a una definizione del terroir che si basa sull'interazione fra un determinato clima, una geologia, tipo di suolo, la genetica nel senso di una varietà coltivata, le agrotecniche, la industria di trasformazione e a queste si aggiungono fattori socio-economici ed immateriali. Tutti questi nel loro complesso costituiscono il concetto di terroir, che è stato per la prima volta sviluppato e messo in pratica, perché poi la cosa importante è che tutto questo ha dato origine a una produzione economicamente molto valida in Francia e poi si è diffuso in tutto il mondo. Dal punto di vista di definizione, il concetto di terroir è quello di un territorio le cui caratteristiche naturali formano un insieme unico di fattori che determinano i prodotti agricoli attraverso le piante e gli animali, caratteristiche specifiche di alta qualità. L'uomo ha adattato le tecniche culturali di trasformazione in modo da esaltare la qualità del cibo e conferirgli distintività ed esclusività, e dal punto di vista pragmatico il terroir è un'area cartografabile e che permette una dimensione economica della produzione. Quindi diciamo che c'è una relazione, come vedete, subito molto pratica, molto applicativa, molto legata alla realtà produttiva degli agricoltori. Però c'è anche da dire che sta sempre diventando di più un soggetto di attenzione da parte della comunità scientifica. Vedete qui ritrovate da Scopus il numero delle pubblicazioni prodotte nel mondo cercando la parola terroir e siamo a oltre 400 pubblicazioni l'anno che vengono prodotte da riviste impattate sul tema del terroir. E questo riguarda certamente in primo luogo il vino, però comincia a diffondersi per molte altre colture. In primo luogo il caffè, gli agrumi, l'olio d'oliva, la birra, il formaggio, ma anche tantissime colture ortive e di altro tipo. D'altra parte,
noi sappiamo benissimo che appunto il Made in Italy è proprio basato sul concetto di terroir, ancorché non è ancora, diciamo così, espresso e concretamente introdotto nella legislazione direttamente, però indirettamente con la tutela dei marchi è certamente presente. Tutto questo si basa su delle scoperte scientifiche che tuttora sono in grande divenire. La prima conoscenza scientifica di base è che tutto questo deriva dal fatto che le condizioni ambientali determinano l'espressione del genotipo di una varietà e attraverso questo il suo equilibrio ormonale e il fenotipo. Cioè anche ricerche che abbiamo condotto di recente hanno dimostrato che a seconda delle condizioni ambientali, ad esempio di stress idrico o nutrizionale, vengono attivati o inibiti dei geni i quali inducono la secrezione di certi ormoni, e questo equilibrio ormonale determina l'espressione del fenotipo e quindi il rapporto fa parte vegetativa, parte riproduttiva, tutti i metabolismi della pianta che producono poi la qualità del prodotto. Tutto questo è molto importante riconoscere e divulgare che parte dal suolo. Perché? Perché dal sistema radicale che partono i segnali ormonali. Voi tutti conoscete le ricerche di Stefano Mancuso e di tanti collaboratori che tendono a dimostrare che la pianta ha non un sistema nervoso, ma ha un comportamento che per certi aspetti è simile a quello di un animale superiore. E quello che è il sistema nervoso dell'animale superiore nella pianta è costituito dal sistema radicale. Quindi il sistema delle radici agisce come motore dell'espressione del fenotipo della pianta. Quindi a questo punto è logico riconoscere che l'ambiente dove le radici si sviluppano è l'ambiente che determina poi l'espressione della pianta. Poi certamente anche il clima atmosferico ha il suo ruolo molto importante, però diciamo che è dove la pianta custodisce il suo sistema, tra virgolette, nervoso, che è il motore del comportamento della pianta. Quindi vedete che condizioni di suolo, questi sono suoli di vigneto molto diversificate in termini di dotazione di ossigeno, di drenaggio, di dotazione di acqua e di nutrienti, provocano condizioni ambientali molto diverse che provocano la risposta della pianta in maniera diversificata. Allora noi andiamo a studiare da pedologi quali sono le qualità e i caratteri funzionali del suolo per la risposta appunto vegetativa della pianta. Vedete anche in questo caso che il numero di pubblicazioni non è elevatissimo, ma è, insomma, significativo. Siamo intorno a 15 pubblicazioni l'anno che mettono in relazione l'effetto terroir con alcune qualità e caratteri funzionali del suolo. Gli argomenti sono diversificati, si passa dalla fisica, l'idrologia del suolo in primis, ma anche appunto la studio della distribuzione delle radici, poi la chimica, la microbiologia e la mesobiologia, che è di più recente introduzione. Faccio un esempio classico per chi non lo conoscesse. Questi sono tre suoli che hanno una diversa disponibilità idrica, ancorché si sono tutti e tre sviluppati sulla stessa litologia, sedimenti del Pliocene marino sabbiosi. Quindi nella carta geologica trovate la stessa macchia gialla che individua queste tre tipologie di suolo. Queste tre tipologie di suolo in realtà sono molto diversificate in caratteri e qualità, soprattutto per quanto riguarda la nutrizione idrica, ma anche quella azotata, e fanno sì che all'interno del suolo durante l'anno noi abbiamo un diverso equilibrio fra acqua disponibile, quella segnata in verde, acqua non disponibile, che è quella segnata in rosso, e aria, cioè capacità per l'aria. Vedete che ci sono alcune situazioni dove c'è stress idrico,
e altre situazioni dove c'è, oltre che lo stress idrico, anche lo stress di ossigeno, soprattutto in profondità. Vedete, qui non c'è aria disponibile nel suolo, soprattutto in profondità, e questo provoca un doppio stress, uno stress da mancanza d'acqua, ma anche uno stress da mancanza d'aria, che nella vite può essere importante soprattutto alla ripresa vegetativa, tant'è che in queste condizioni di mancanza di ossigeno la ripresa vegetativa è sempre più tardiva rispetto agli altri suoli. Qui vedete una varietà, il Sangiovese, in tre suoli, quelli precedenti del Pliocene sabbioso. Vedete qui abbiamo le piogge, l'andamento delle piogge durante l'anno, col classico minimo in luglio, l'andamento delle temperature con il massimo in luglio ed agosto, e vedete i tre suoli. Vi ricordate che abbiamo un suolo che è più fertile, un altro che è molto meno fertile per un eccesso di macroporosità e una diminuzione di capacità idrica, però una grande capacità per l'aria, il suolo 2, questo qui segnato in giallo, che comincia che permette al Sangiovese di cominciare a vegetare in maniera molto precoce, più precoce degli altri, però prima degli altri incomincia la senescenza e la riduzione dell'evapotraspirazione. Il suolo invece più fertile, questo segnato in violetto, l'1, comincia con maggiore ritardo rispetto agli altri e va avanti nella sua vegetazione fino all'inizio dell'autunno, per cui ritarda molto la maturazione. Invece il suolo a fertilità intermedia ha un andamento intermedio di crescita e anche di decrescita, quindi ha una curva di maturazione che segue maggiormente l'andamento climatico. E infatti la chiave della qualità in molti vitigni rossi, cioè vitigni a bacca rossa come Sangiovese, è proprio quella di riuscire a far seguire l'andamento vegeto-produttivo della pianta a quello che è l'andamento climatico, cosa molto difficile, lo potete capire, anche per via dell'alea climatica che c'è nei ambienti mediterranei. E quindi anche lì poi il ruolo di volano del suolo risulta essere molto importante, ma non solo: nella proiezione dei cambiamenti climatici, riuscire a stabilire quali sono le condizioni pedoclimatiche più adatte per i climi del futuro è una cosa di grande importanza. La risposta delle varietà cambia in funzione del tipo di suolo. Per esempio, il vino nobile di Montepulciano, che è un vitigno rosso, è una vitigna bacca rossa, la base della produzione del vino nobile di Montepulciano, è un vitigno che ha bisogno di un moderato stress durante la stagione vegetativa per avere i risultati migliori, sia in termini di struttura del vino, tipicità e armonia, ma anche di stabilità di produzione nell'anno. Invece, in condizioni di stress elevato, vedete la serie Monte Cusona o la serie Valiana Idromorfa, ha invece una stabilità degli anni molto bassa. Cosa vuol dire? Che ha anche delle produzioni buone, ma in alcune annate ce l'ha cattive. Poi ci sono degli altri suoli che invece hanno una produzione troppo elevata e hanno una risposta negativa, purtroppo stabile tutti gli anni. Quindi sono suoli a vocazione certamente meno adatta. La Vernaccia di San Gimignano, che è invece un'altra varietà, coltivata sempre sugli stessi suoli a bacca bianca, ha invece un comportamento vegeto-produttivo molto diversificato, per cui è nelle condizioni di maggiore fertilità dove dà la produzione migliore. Ma questo c'è anche una ragione d'essere, perché è un vitigno con una bacca con una pellicola molto delicata, che nel caso di stress idrici tende a spaccarsi, e questa poi è la via preferenziale di infezione di funghi e quindi di marciumi. Quindi praticamente è solo nei suoli a maggiore fertilità, che hanno un maggiore volano idrico e nutrizionale,
senza grossi stress che fornisce risultati migliori. Quindi non è una condizione standard quella che determina il risultato del terroir anche sugli stessi suoli, dipende dalla varietà. Ma non c'è solo la disponibilità idrica e l'azoto che sono stati dimostrati essere funzionali per l'effetto terroir. La profondità radicabile è stata dimostrata in Portogallo, in Spagna, in Francia, il colore e la piotrosità superficiale, il drenaggio del suolo, il contenuto di potassio, la salinità, il contenuto di calcare, tra diciamo, le esperienze più significative documentate in letteratura, però tutte queste su base empirica, non su base genetica come nel caso della nutrizione idrica e della nutrizione azotata. Quello che a me preme sottolineare è che il ruolo del suolo sull'effetto terroir agisce in maniera diversa da quello che agisce l'effetto del clima e l'effetto della roccia. Questo perché molto spesso si pensa che le zonazioni viticole si debbano basare soprattutto sul clima oppure, per altri versi, soprattutto sulla roccia madre. In realtà la clima è importante a grande scala, questo ormai è riconosciuto da tutti, mentre a scala più di dettaglio contano di più altri fattori locali come appunto la geologia, il suolo o la morfologia. La geologia in particolare è molto importante perché determina alcune qualità fisiche e chimiche del suolo e la distribuzione del sistema radicale, in interazione però con lo sviluppo del suolo, come andiamo a vedere. Per esempio qui siamo un suolo su conglomerati fluviali e è un suolo a tessitura intermedia, franca, con un 15% di carbonato di calcio e un 20-35% di scheletro. Però il suolo è profondo, abbastanza ben strutturato, per cui in questo caso la distribuzione delle radici, come vedete in questa diapositiva, è estesa, ampia e in tutta la massa, non eccessiva perché è limitata dalla presenza soprattutto dello scheletro. In quest'altro caso invece siamo sul flysch, in particolare sul calcare marnoso, sull'alberese, abbiamo una tessitura leggermente più argillosa, maggiore quantità di carbonati, maggiore quantità di scheletro, ma soprattutto una compattezza del suolo maggiore, soprattutto in profondità, che limita l'approfondimento radicale. E vedete che in questo caso le radici hanno una distribuzione concentrata soprattutto nei primi 45-60 cm, non vanno molto di più in profondità. Quindi diciamo che le caratteristiche dell'ambiente litologico in questo caso fanno la differenza del terroir. Però tutto questo non considera l'aspetto evolutivo, nel senso che quando noi parliamo di una relazione stretta tra terroir e geologia, siamo di fronte quasi sempre a suoli molto poco evoluti, suoli molto erosi, suoli in cui il grado di sviluppo del suolo è limitatissimo e quindi è molto vicino alle caratteristiche della roccia madre. Quando invece siamo di fronte a suoli molto evoluti, ecco che le caratteristiche del suolo sono molto lontane da quelle della roccia sulle quali si ritrova il suolo. E guardate, non è detto che siano sfavorevoli, anzi, dovete sapere che ci sono dei CRU tra i più famosi al mondo, a Castagneto Carducci, ma anche a Montepulciano oppure a Montalcino, che sono proprio caratterizzati dalla presenza di paleosuoli molto evoluti che hanno delle limitazioni all'approfondimento radicale e alla nutrizione della pianta tali che provocano quel famoso moderato stress idrico che è un fattore fondamentale per la produzione dei vitigni rossi da una parte. Da quell'altra c'è invece una grande quantità di elementi, di microelementi che vengono resi disponibili dall'alterazione
delle rocce, che invece aumenta l'estratto del vino e danno tutta una serie di precursori, di aromi importanti per l'ottenimento di vini di altissima qualità. Allora, abbiamo visto come ci siano queste caratteristiche del terroir, però le caratteristiche del terroir, mi preme sottolineare, non sono immutabili nel tempo e nello spazio, ma variano sia nello spazio che nel tempo a varie scale. Per esempio, in questo caso, vedete questi suoli molto diversificati nell'ambito dello stesso vigneto. Io vi posso già dire, senza andare ad assentire il bicchiere di vino di questa azienda, che qui sicuramente non faranno un vino di alta qualità. Quindi, se voi volete avere subito, d'amblè, un giudizio sul vino che andrete a bere in azienda, andate a vedere i suoli. Se vedete delle diversità di suoli così importanti nell'ambito dello stesso vigneto, non c'è viticoltura di precisione che tenga, molto difficilmente riusciranno le aziende ad ottenere un vino di alta qualità. Perché? Ma è logico. O tratteranno il vigneto a seconda di un suolo o tratteranno il vigneto a seconda di un altro. Quello che si sta cercando di fare adesso è di diversificare il raccolto, e questo già ci sono le macchine che riescono a fare una raccolta differenziata a seconda del tipo di suolo, ed è un passo avanti. Ma la gestione del suolo così sito specifica da riuscire a differenziare gli input in funzione delle diverse caratteristiche del suolo, ancora per adesso non ci siamo. Quindi, se volete avere un'idea della grossolana della qualità del vino, basta che guardate la distribuzione dei suoli in azienda. Le dimensioni dei terroir. Questo è un esempio della provincia di Siena. Abbiamo individuato tramite varie metodologie 363 terroir di base, con una media di estensione di 46 ettari, con una variazione di estensione da 2 a addirittura 474 ettari. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questa relazione fra suolo e risposta della vite, in questo caso Sangiovese è la varietà di riferimento, fa sì che la variazione delle condizioni ambientali, che può essere molto spinta in alcuni casi, fa sì che ci sono dei terroir molto piccoli. In altri casi invece possono essere molto più vasti. 474 ettari, attenzione, non è che sono continuativi, in ogni caso sono sempre cumulativi. Quindi, diciamo, di solito le dimensioni dei terroir nei nostri ambienti sono sempre unitariamente piuttosto limitate. Poi possono essere proprio talmente uniche che si ritrovano solo veramente in pochissimi esemplari, e altri invece si ritrovano più frequentemente nel territorio. Però, come vi accennavo, c'è anche un effetto della scala. Come abbiamo detto, a livello più generale, regionale, è il clima che fa le differenze dell'effetto terroir. Poi, a una scala intermedia, di distretto e alle volte anche aziendale, è la geologia e la morfologia. Il suolo, invece, le differenze di suolo fanno l'effetto cru, l'effetto terroir, alle scale più di dettaglio. Quindi questo è molto importante, perché a seconda della scala variano anche i caratteri funzionali, nel senso che quello che è un carattere funzionale a una scala non è assolutamente detto che sia funzionale a un'altra scala. Vi faccio un esempio molto semplice relativo sempre qui alla provincia di Siena, dove abbiamo più dati a disposizione. A livello provinciale noi abbiamo visto che le variabili legate alla nutrizione idrica della pianta sono quelle che hanno il maggiore peso specifico, e l'abbiamo anche visto nelle diapositive precedenti. Tra queste, lo scheletro, la pietrosità sono molto importanti, nel senso che è anche notazione comune, qualsiasi agricoltore ve lo potrà dire, che effettivamente i suoli che hanno una certa quantità di scheletro e pietosità sono i suoli più vocati alla coltivazione del Sangiovese. Se andiamo a Montepulciano, vedete che lo scheletro e la pietrosità non sono più fattori funzionali. E uno dice: come mai? Perché, per l'appunto, i suoli che sono utilizzati per la produzione del
del vitigno sangiovese nell'ambito di Montepulciano non hanno scheletro, non hanno pietrosità per loro natura. Quindi è chiaro che in quel caso non si può considerare lo scheletro e la pietrosità un fattore funzionale né negativo né positivo. Se andiamo invece a livello aziendale, per esempio nell'azienda Varone di Casoli, ecco che la pietrosità viene a essere un fattore funzionale, ma in senso negativo, nel senso che i suoli sono normalmente ricchi di scheletro, tutti, però ce ne sono diversi che sono troppo ricchi di scheletro, estremamente ricchi di scheletro, per cui in quel caso lo stress idrico patito dalle piante, lo stress anche nutrizionale, in particolare azotato, è troppo elevato, la vitalità biologica quasi inesistente, quindi ecco che lo stesso fattore funzionale può essere positivo a una scala, indifferente a un'altra, negativo a un'altra scala ancora. Quindi questo complica le cose, però le rende anche più interessanti dal punto di vista scientifico e conoscitivo. Variazioni nel tempo. Uno tende a pensare che i terroir siano immutabili nel tempo, anche perché in Francia i migliori terroir, i cru cosiddetti, sono stabiliti ormai da decenni, se non da secoli. In realtà, nelle nostre condizioni, non è proprio così, perché le lavorazioni, soprattutto quelle attuate pre-impianto, quando si spianta un impianto e si risostituisce l'impianto con uno nuovo, possono causare variazioni importanti dei caratteri funzionali del suolo. Vedete, l'erosione del suolo dopo il livellamento è scasso e durante la gestione ordinaria. Molto spesso ci si preoccupa dell'erosione durante la gestione ordinaria, ma è di ordini di grandezza inferiore a quella che avviene durante lo scasso e il livellamento. Non solo, ma il fatto che ci siano questi movimenti di terra accentuati porta all'asportazione di suolo e affioramento del substrato improduttivo che, come vedete anche dalla diapositiva stessa, porta a un comportamento vegeto produttivo molto, molto deficitario. Le piante soffrono troppo di stress idrico e quindi poi va a finire che la produzione è eccessivamente bassa. Qui siamo di fronte ai risultati recenti di un progetto ancora in corso in Toscana, dove nell'ambito di agricoltura biologica, state attenti, qui si sta parlando di agricoltura biologica, quindi dovrebbe essere per sua natura sostenibile, ma se uno interviene in maniera eccessiva prima dell'impianto del vigneto o il reimpianto del vigneto, ecco che poi dopo la sostenibilità è persa in partenza. Tant'è che i dati di quest'anno, ma che sono stati poi anche confermati dagli anni successivi, fanno sì che, vedete, la produzione del suolo degradato è quasi la metà di quello non degradato, e si sta parlando in ogni caso di produzioni basse, perché 57 quintali a ettaro per il suolo non degradato non sono produzioni eccessive, sono produzioni insomma soddisfacenti. Chiaramente a 30 quintali a ettaro c'è anche un problema di sostenibilità economica della produzione, ma non solo, c'è anche un peggioramento nella qualità dell'uva prodotta, perché c'è un'eccessiva concentrazione dei succhi, un eccesso di zuccheri e polifenoli e una bassa acidità. La qualità è stata controllata anche in altre prove, ad esempio questa è una prova fatta nell'ambito del Soave, del vino prodotto su suolo eccessivamente sbancato e non sbancato. Vedete che non solo la qualità complessiva diminuisce, ma anche le note sensoriali del vino cambiano. Questa è una prova fatta dai colleghi di Conegliano Veneto. Quindi, diciamo, in definitiva, sono le conclusioni, lo sviluppo e le prospettive di ricerca sull'effetto terroir, cioè questo grande effetto che ha il suolo nel determinare la qualità del prodotto, parte dal riconoscimento che a suoli diversi corrispondono diverse produzioni qualitative e quantitative dell'uva. L'altra acquisizione scientifica che a suoli diversi corrispondono diverse qualità dei prodotti in funzione del comportamento varietale.
La terza prospettiva, che è tuttora in studio, è che a caratteristiche funzionali diverse corrispondono profili aromatici diversi. Avete visto qualche cosa prima per quanto riguarda lo sbancamento, però si sta studiando ancora molto su questo aspetto. È stato dimostrato qualche cosa per le relazioni fra caratteristiche specifiche del suolo e la sintesi del rotundone nello Shiraz, e alcuni studi stanno cercando di individuare quali sono i caratteri funzionali del suolo che danno origine a questo carattere che si sta sempre più diffondendo dal punto di vista di caratterizzazione della qualità del vino, della mineralità del vino. Altri studi sono in corso, abbiamo delle prove anche noi in corso in collaborazione con l'Università di Pisa, per caratterizzare le note sensoriali del vino in funzione di particolari caratteri e qualità del suolo. Alcuni approfondimenti li trovate in letteratura, questi sono libri che abbiamo prodotto che trattano di questo argomento, e vi ringrazio per l'attenzione.